Solo, sono a casa. Ciao, amore. Allora, di che avete parlato circa? Oh, non pensarci. Ho solo avuto modo di capire che ci sono scrittori che hanno idee davvero stravaganti. Pensa che alcuni sostengono che la morte sia la cosa più bella della vita. Non è strano e contraddittorio tutto ciò? Beh, non sono così informata. Ma credo che la vita sia tale solo perché poi c'è la morte. Mi sbaglio? E se nessuno è mai tornato dall'aldilà, vuol dire che poi così male non è? Le tue battute infelici. È bastata la conferenza, vita, morte. Io so solo che questa è la cosa più bella che mi sia capitata. In vita. Sai, forse tra 9 mesi non sarò più. Non vorrei mica dire che aspettiamo un bambino? Sì. Ma tesoro, come lo chiameremo? Non lo so. Sarà maschio, magari femmina. Lo scopriremo presto. Tesoro, è fantastico. Sarebbe stata un'ottima madre. Ora riposa in pace insieme alla sua bambina, in un posto sicuramente migliore. Colmano il mio animo di tristezza. Se penso a come eri gioioso.
qualcosa, o stessa sia una porta d'ingresso per l'aldilà, o di uscita dalla vita. Eppure, Gianni, anche se difficili, queste domande aiutano l'uomo a crescere. Se sono un ignorante, una sciocca donna, nemmeno 100 anni ti basterebbero a capire veramente cosa sia la morte. E tu invece? Tu sai tutto della morte? Non c'è motivo di odiarmi, se poi sia io che te dovremmo morire. Quindi tanto vale vivere quel poco tempo che ci resta, serenamente e senza odiare. La morte non è il buio, ma la luce. Non è la fine, ma il principio. Non è il nulla, ma l'eternità. Mirelle, Mirelle è viva. Nel tuo cuore lei vivrà ancora, e per sempre. Non mi toccare! Mi susciti soltanto rabbia con le tue inutili prediche da pastore! Vattene! D'accordo. Sappi solo che un sorriso fatto ai vivi vale 1000 volte più di una fontana di lacrime versate sulle tombe di morte. Un uomo che non si ponga il problema della morte non è avverte il dramma. Ha un urgente bisogno di essere curato. Pure io me ne accorgo soltanto ora. La morte è come un architrave basso posto sul nostro cammino.